Ed eccoci al nostro tavolo di lavoro, al tavolo delle voci amiche. Anzi, a questo proposito, devo dire che tutti coloro che hanno scritto per voci amiche devono indirizzare voci amiche Teatro delle Vittorie, Roma. Mentre invece, sia per quanto riguarda le domande per partecipare al gioco, sia la soluzione del telequiz che abbiamo proposto e che proponiamo ogni settimana, l'indirizzo è Casella Postale 400 Torino, quindi è inutile inviarle a noi, perché noi siamo stati veramente sommersi da una marea di lettere, di numeri telefonici, e anzi adesso cercheremo di mettere un pochino d'ordine in modo da rispondere a tutti coloro che ci hanno richiesto. Dunque, ma l'elenco dei numeri? La mia mammina mi ha fatto il budino, con lo zibibbo e col maraschino, con i pinoli e col caffè. La mia mammeta quel budino me l'ha mandato qui in galera, perché mammina è molto fiera che il suo bambino stia in prigione. No, dico, si può sapere che fai? Come che faccio? Canto. Ma va bene, che cosa canti? La mia mammina mi ha fatto un budino. La tua mammina ha fatto un budino? Sì. Ma perché canti? Ma cantano tutti, alla televisione canto anch'io. Ma va bene, ma perché proprio in questo momento, scusa? Ah, perché no, ho sentito che c'era un po' di vuoto, di silenzio. Tu stavi cercando le lettere, allora io sono il tuo aiuto, ho cercato di riempirti il vuoto. Se sapessi quello che ti riempirei io. Ma dico, è possibile che sia sparito tutto quanto? C'era qui sopra. Tu non ne sai proprio niente? Io no, io no. Però se vuoi posso domandarlo alla mia nuova aiuto valletta. Ah, sì. Perché hai una nuova aiuto valletta? Sì, signore. E chi sarebbe? Ti ricordi quell'attrice che faceva la cameriera sabato scorso in quella scenetta in cui ma c'era quale? Anche Sandra? No, ma va, quella... Come? Quella non sa far niente. Ma lascia perdere, vai. No, a me sembrava che come attrice proprio non parlava, non diceva niente. Sai quante ne puoi trovare? Guarda, dove ne trovi un'altra come quella? Dalle a me. E voilà. Scusa, Maria Pia, hai veduto le lettere delle voci amiche? Perché mi dà del tu? Lo sa che non mi piacciono le confidenze. Ma che c'entra? Stiamo recitando qui. Sì, le conosco queste storie. Anche poco fa di là voleva fare lo spiritoso. Io? Ma io faccio la valletta e basta. Ma cosa dice questa roba? Dico bene, Corrado? Ma certo, certo, lei ha perfettamente ragione, cara. Però le lettere non le ha viste? No. Ma se vuole vado a cercarla. Beh, io non vorrei disturbarla. Ma si immagini, un piacere per me. Lei è veramente tanto gentile. È stata tanto gentile. Come si chiama lei? Io mi chiamo Maria Pia Conte, abito in via del Corso numero 8 e il mio numero di telefono è 197927. Ah, grazie, cara, veramente tanto cara, tanto cara. Mi piace proprio tanto, sa. Senta un pochino, lei fa volentieri l'aiuto valletta? Come l'aiuto valletta? Il signor Vianello non è il presentatore. No, lui è l'aiuto presentatore, perché il presentatore sono io. Ma come? Certo. Ma che bugie mi ha raccontato? Certo. Se lo sapevo non avrei accettato. Io non sapevo che Corrado certo, ci tu fosse, non sapevi allora niente, capivo di certo, essere io invece ci sono, va bene? Grazie signorina, poi vedremo di mettere tutto quanto a posto, stia no, tranquilla. Grazie, lei è veramente gentile. Grazie, grazie a lei signorina. Mi chiami Maria Pia. Molto gentile. Signor Corrado? Ah sì, Heidi? Delle voci amiche. Ah, grazie, Heidi. Ah, pardon, Heidi, Maria Pia, una nuova valletta. Ciao Heidi. Se volete andare di là, magari mi aspettate nel mio camerino, così sistemiamo tutta quanta questa faccenda. Va bene, certo, state tranquilli. A dopo. Prego, cara. Arrivederci. Oh, dunque, continuiamo. Ah, stavamo parlando dei numeri telefonici. Ecco qua, anche... Senti, cos'è questa faccia che stai facendo? Figurati. Cosa figurati? Figurati, guarda lì, no, immusonito. Quando è che finisci di fare l'imbecillino con le ragazze? No, io faccio l'imbecillino? Sì, Maria Pia, mi si chiama, per favore. Io, ma sono state loro. Ma fammi la cortesia. Io me ne vado, chiedetele le tue care ballette. Tutta invidia.